Parliamo di pennellate. Naturalmente dipende se usate lo smalto o se usate la lavabile, perché lo smalto si spande molto più facilmente e la lavabile meno. Io ve le faccio vedere con la lavabile perché si capiscono meglio. La pittura si può utilizzare in tanti modi, si può decidere di cercare di vedere al minimo le pennellate oppure si può utilizzare in modo tale da avere una grana, cioè la pittura stessa che crea una grana. Vi faccio vedere. Parto con il pennello secco. Quindi questa l'avete vista mille volte perché l'abbiamo fatta per lo shabby chic. Quindi pennello secco e pittura non diluita, ottengo questo. Molto secco e si vede tutta la grana del legno sotto. Questa poi è bellissima se lo fate bicolore, se sovrapponete i colori, si possono ottenere degli effetti stupendi. Se invece volete ottenere qualcosa di un po' materico, date la pittura, sempre pennello secco e pittura non diluita, tamponando leggermente. E per questo, in questo caso, ve la faccio vedere con la pittura lavabile, perché lo smalto tende a spalmarsi di più, è più morbida come pittura. Più pittura mettete e più ovviamente avrete degli avvallamenti e dei bozzi. Tra l'altro questa cosa di tamponare così con il pennello si può utilizzare anche nelle pattine, ma quelle ne parliamo un'altra volta. Quindi pennello a secco lavabile non diluita. Adesso il pennello leggerissimamente intinto, diluisco quindi leggerissimamente la pittura, ma non tanto perché voglio sempre usare la sua materia. In questo caso faccio così. Dipingo in una sola direzione. Metto abbastanza pittura, quasi non diluita, e lascio asciugare, perché poi darò una seconda mano incrociando il colore. Questo perché? Perché se poi lavorate con la cera fermandosi nei buchi vi farà vedere bene la trama. Quindi io volutamente lascio tutte le righe del pennello che si vedono se c'è dell'ombra. Quarto tipo di pittura, la diluisco ancora un altro pochino, poco, e sfioro con il pennello molto molto leggermente la superficie. Questo quando cerco di ottenere una pittura molto liscia, non liscia quanto il rullo, ma come vedremo un'altra volta anche il rullo ha la sua grana, però più liscia possibile. Questa di solito io la uso sulle grandi superfici dei mobili, quando cerco, o sul sopra, quando cerco proprio che sia di ottenere un risultato molto molto liscio. Quindi io sfioro, cioè vado molto leggero ed è più diluito, perché sennò ottengo la stessa cosa che ho fatto di là. Il pennello è abbastanza verticale. Sto lavorando su un legno molto grezzo solo per farvelo vedere, però io qua vedo soltanto la trama del legno e non vedo invece la materia della pittura in 3D. Quindi io un pennello molto molto verticale e sfioro la superficie, non spingo, sfioro e basta. Ultima possibilità è invece diluire tantissimo, arrivare a dell'acqua sporca. E addirittura, una volta passato il colore, vedete che già è più chiaro, addirittura una volta passato il colore passo uno straccio o della carta. In questo modo vedo proprio apparire le venature del legno, cioè si vedono proprio bene bene bene. E questa è praticamente è una velatura. Adesso devo aspettare che tutto asciughi per dare la seconda mano a questo e poi per farvi vedere cosa succede con la cera tinta. Si è asciugato quello con le pennellate materiche verticali e adesso asciugo un pochino il pennello
e do quelle orizzontali, perché come avevamo detto il pennello è praticamente asciutto. Anche qui non spalmo, non mischio, ma proprio incrocio. E io così in controluce vedo perfettamente lo scozzese. Adesso devo aspettare che asciughi. Adesso con un pochino di cera tinta. Vediamo se riesco a farvi vedere, perché da qua è proprio palese. Qua c'è uno straccio, ma è talmente pieno di cera che occorre che sia troppa. Abbiamo detto pennello asciutto e pittura non diluita, tirata, e si ottiene questo, che poi è quello che usiamo nello shabby chic. Qui invece una pittura super materica, di nuovo pennello asciutto e pittura non diluita, però tamponata con il pennello, che fa questi bozzi qui. Ve lo posso anche fare vedere un pezzettino, per farvi vedere la differenza di grana. Si ottengono queste specie di piccoli crateri che adesso vi ho tirato fuori con la cera. Qui invece sono due mani sovrapposte, una solo verticale, una solo orizzontale, con pittura non diluita, leggermente diluita, e pennello asciutto. Qui invece la pittura è stata diluita abbastanza, non troppo, e il pennello è tenuto verticale rispetto alla superficie e sfiora la superficie, quindi cercando di lasciare il meno possibile il segno del pennello. E quest'ultima invece è una velatura vera e propria, quindi pittura molto 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 diluita, è quasi acqua sporca. Questi sono 5 tipi di pennellate differenti. Li conoscevate tutti? Ecco come fare! Se ti è piaciuto questo video tutorial, puoi continuare a seguirmi sul blog Come fare con Barbara, puoi iscriverti al mio canale YouTube, oppure puoi guardare il prossimo video che ho scelto per te. Ecco come fare!